Bella rega, sono Loze e questo è il dodicesimo episodio della Stratosphere. E niente, praticamente sono tornato e non ho fatto dei video in questo periodo perché sono stato impegnato con la scuola e insomma, non potevo fare video. E niente, porca puttana. Ah, è notte. Questo si è buggato. Comunque, ok, allora vediamo. Cassa, pietra dell'End. Ora, nell'ultimo video avevo trovato un posto insomma dove andare, anzi ora siccome là non posso andare in casa faccio così. Dunque, allora per farlo così veloce, per chi non lo sa, dovete tener premuto il tasto Shift, comunque penso che lo sappiate. Ok. Va bene, andiamo. Avevo trovato sto buco nel muro, diciamo. Cibo? Zero. Bene. E quindi ora lo andrò ad esplorare, diciamo. Ci sono i pipistrelli. Meno male che non fanno danno. Ok. Dunque. Eccolo qua. Prendo la spada. Aspetta un attimo, perché? Mettiamo così, poi se è troppo forte, poi dopo. Oh my God. Ok, intanto qui c'è un buco. Mettiamo così. Mettiamo, ok. Tempio di Notch, creatore di tutto. Entriamo con molta cautela. Ah, intanto vi volevo dire che se ho la voce strana è perché in sto periodo ho una gran allergia. E quindi ho la voce un po' strana. Comunque. Non penso servano, vedi qua. Ok. Piccone di Signor Notch. Secondo me qua sotto c'è qualcosa. No. E vai, rotto piccone. Leggiamo qua cosa dice. E come il Nuovo Testamento dice, noi una volta al mese possiamo fare degli scherzi, come la masturbazione, che cazzo è. Forse possiamo sparare ai nostri colleghi con le pistole Nerf, quelle pistole d'acqua, e possiamo trollare tutte le persone che ci parlano. Possiamo avere. Non so, and slap our service, but most of all. Penso che questa sia c'era la missione che diceva trova le vere intenzioni di Notch, penso siano queste. E quindi penso che una missione l'abbiamo completata. Poi la palla l'ho lasciata al magazzino. Ora io direi, guardiamo qua.
direi di tornare indietro. Orca. Che cazzo, mi si era impallato il mouse. Allora, va bene. Allora, qui non c'è niente. Tappiamo il buco. Ah, e poi, siccome ho aggiornato Minecraft, mi si sono tolti il Too Many Items e l'X-Ray. Ora li dovrò reinstallare. Comunque lì non c'è niente, io direi che possiamo tornare su sopra. Anzi, aspetta, piazziamo una torcia qua, che non si sa mai. Poi qua vengo a prendere un piccone di diamante per togliere questo oro. Ok. Mettiamo una torcia anche qui. Che cazzo sto mouse oggi? Comunque, ok, eccoci qua. Porca. Perfetto. Dai che è giorno, non ci dovrebbero essere mostri fuori. Sento degli zombie, saranno lì dietro quel muro, prossimi. Comunque, ora esco fuori. Olè. Ancora ragni, ragni, aracnofobia, crepa. Ok, vediamo. Creeper. Killiamo anche questo. Dai, scoppia. Ok. Metto così. Perfetto. Allora adesso. E dunque, i diamanti chissà dove li ho lasciati. Che ne avevo trovati tre, comunque. Ora lasciamo qui sta roba. Farina d'ossa. Perfetto. Volevo tornare un attimo di là a vedere se ho lasciato là i diamanti. Ok. Ma non dovrei averli lasciati. Comunque ora inizio a creare un... Eccoli qua. Diamanti, ferro. Perfetto, allora creiamo subito un piccone di diamante. Eccoci qua. Pane, dunque, vediamo. Togliamo il grano che ha completato, tipo questo. Tipo questo. Questo, questo, dove sono i semi? Eccoli qua.
Scusate se lagga, ma non so, cioè, non è che lagga tanto, però a me mi ha dato questa impressione. Comunque, qui roba da prendere, c'è un piccone di ferro. Vabbè, poi qua mi ricorderò che c'ho tutta la roba qua. Anzi. Beh. Perfetto. Ok, allora adesso torno nell'altra isola che attacco, collego questa isola con l'altra, quella lì, quella con gli alberi. Intanto mi sa che là c'è qualcos'altro. Vedo un blocco di qualcosa. Ah no, forse è un mob, forse. Comunque, rieccoci qui. Allora, lasciamo dentro queste. Anzi, ce le riprendiamo. Perché faccio la strada per arrivare dall'altra parte. Ah, il piccone di diamante lo lasciamo lì. Dopo vado a prendere. Anzi, la strada la faccio dopo. Mentre non sto registrando, che sarebbe una noia. Cazzo, ora sta venendo buio. Dai figa. Ah cazzo, non ho neanche più il too many items. Dai, diventiamo buio veloce. Oh. Adesso vado giù, prendo il blocco d'oro e torno su. A meno che, sì, spazio ce ne ho abbastanza. E socio. Allora. Andiamo. Ma ah, ecco. Cosa c'è qua? Dei blocchi, dei pistoni. Porca troia, ho trovato un bunker. Lì sotto col cazzo che ci vado, sarà pieno di mob. No, ci vado dopo quando sono. Quando. Aspetta, eh. Mettiamo così. Ah, vabbè, ormai va bene. Mi svuoto l'inventario, dopo vado lì sotto a vedere cosa c'è. Perché mi sa che sarà pieno di mob. Comunque. Ora ritorniamo nel tempio di Notch. Qua è bello alto, eh. Va bene. Anzi, questa ce la togliamo. La mettiamo qua. Perfetto. Blocco d'oro. È una missione completata. Qua dietro questo cosa ci sarà? Vediamo. Ah, pietra luce. Vabbè, dopo vediamo. Niente, ora allora mi svuoto l'inventario e perlomeno della roba più importante. Poi dopo vado a vedere cosa c'è là. Dopodiché, andiamo anche a vedere cosa c'è dietro quel dipinto. E anche dietro questa pietra luce mi sa che c'è qualcosa. Ok, allora delle chest mi sa che non ne ho, vabbè.
Blocco d'oro grande. Allora, questa me la tengo che se ce l'ha messa vuol dire che è lì per qualcosa. Allora mi tengo il piccone, la spada di ferro la cambio con una spada normale. Queste le metto qua. Piccone di diamante. Ok, io direi che possiamo... Direi che possiamo andare. Ah, questo episodio lo farò un po' più lungo di... Anzi, aspetta che prendo da mangiare. Lo farò un po' più lungo di 15 minuti perché mi ero scordato di dirvelo. O non so se ve l'ho detto e mi sono scordato. Però mi sono messo la DSL. La DSL. L'apostrofo. Comunque, quindi posso caricare video più lunghi e niente, ne caricherò di più e boh, non so che dire. Vamonos. Ma ah, ok. Mi si è anche tolta la skin da Bin Laden. Uffa. Perfetto. Andiamo a vedere cosa c'è sotto quelle scale. Dunque. Che simpatici. Proviamo ad andare? Vai. Allora, scusate se non dico niente, ma è un po'... Ok, qui non ci sono mai venuto. Non vorrei che arrivasse uno scheletro. Se mi spara una freccia, volo per terra. Quindi facciamo così. Perfetto. Anzi. Così che... Non dovrei cadere. Vamos. C'è una casa con un vetro e nient'altro, perciò ora la distruggiamo. Sento dei rumori. No, di qui non si va da nessuna parte. Invece da questa parte, orco neanche. Perfetto. Bene, possiamo tornare su. Abbiamo trovato una casa, diciamo. Torniamo su. Ah, e farò... voglio fare anche dei video multiplayer. Non ho ancora ben chiaro cosa fare, però penso che farò dei boh, o delle partite in Hunger Games o qualcosa di simile. Qua non c'è niente. Mettiamoci una torcia. Torna indietro, cazzo è. Ok. Vamos. Buona. Qua. Ah. Qui sotto. I pistoni me li fotto. Che può darsi che mi servano.
qua c'è tutto un percorso. Nulla di che. Perfetto. Allora qui posso murare. Di redstone già ce ne ho abbastanza. Qua mi sa che è la stanza del drago, se non sbaglio. No. Oh sì. Sento dei pistoni, non so se li avete sentiti, ma io sì. Non riesco a vedere bene cosa c'è. Quindi faccio un po' così. Non voglio buttarmi giù veloce perché non vorrei che ci fosse qualcosa. Anzi. Qua un cazzo. Di qua. Di qua un altro cazzo. Però, ok, allora intanto togliamo sto vetro e poi dopo creiamo tipo una scala che se me la vedo brutta salgo su e aspettate un attimo, eh? Ok. Creiamo sta scaletta. Ok. Perfetto. Poi dove cazzo è la strada? Ah, ok, su per di lì. Perfetto. Allora, qui ci sono delle ragnatele. Ho già visto che forse c'è un buco là. E dunque, fatemi pensare. Vabbè, facciamo così. Dunque, adesso faccio anche qui una scala. Però la devo fare nell'angolo. Dunque. Perfetto, così va bene. Solo che ho finito le torce. PD. Vediamo cosa c'è qua. Ho finito le torce. Va bene, torno su. Utile la scala. Ecco, se è qua. Dov'è che siamo finiti? Ah, ok. È così. Cazzo è? Penso che sia diventata notte. Esatto. Se vaffanculo va. Carini, i mostri. Ho killato prima lo scheletro perché mi attaccava a distanza e mi faceva piuttosto danno. Dunque, ora devo prendere delle torce e andare giù nella zona nuova. Prendo. Dov'è il cibo? Melone luccicante lo vorrei tenere. Prendo il pane. Anzi, facciamo così. Ah, le torce, mi sono scordato. Dov'è che sono? Non ne vedo carbone neanche. Quindi, siamo senza. Bene, anzi, poco bene comunque. Mangio, mi ha ripristinato la vita, come ha fatto non l'ho capito, vabbè. Comunque ok.
Niente, nel prossimo episodio mi farò delle torce e andremo giù ad esplorare la zona nuova. E per questo video è tutto, spero che vi piaccia. Ci vediamo al prossimo episodio e bella regas!